E ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di 5 mod da scaricare per Cities Skylines 2. Vediamo subito la prima mod di oggi che state già vedendo abbastanza chiaramente, queste statistiche che troviamo in alto. La mod si chiama City Stats e quello che fa è andare a prendere le varie statistiche che vedreste nei grafici, cliccate di qua, e ve le tiene fisse permanentemente in alto, in modo che possiate vedere di cosa avete mancanze, ad esempio. Posso vedere che io di riciclo e di raccolta del pattume non c'ho nulla. Quindi posso vedere da qua, vado a controllare effettivamente, ehi, forse è un problema. Infatti vedo qua, non c'ho lavorazione di immondizia e quindi questo è un problema. E questo è un semplice piccolo promemoria che potete tenervi dove volete. Potete andare a modificare quello che volete, nascondendo le icone che non vi interessano, eccetera. Una mod molto semplice, molto carina e molto utile se siete un tipo di giocatore che spesso si dimentica di andare a controllare i vari servizi se sono tutti a posto. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news sui City Builder. La seconda mod di oggi è una mod di cui ho già parlato tanto in altro video, quindi non andrò a soffermarmi più di tanto perché ho già fatto una guida anche riguardo ed è Road Builder. Andava inclusa anche in questa serie per chi non l'ha vista da altre parti. Cos'è Road Builder? È una mod che letteralmente vi fa costruire le strade. Non sto scherzando. Vado a cliccarci, scelgo una strada e dico: ma io la voglio a tre corsie, questa autostrada così appiccicata, non a due. Non è un problema. Aggiungo una corsia a destra, aggiungo una corsia a sinistra. Boom. Guardate, ha creato una nuova strada. Ci credete che sia così semplice? Perché lo è. E non dovete farlo ovunque. Da qui poi potete andare a fare Place More e andate a riempire tutta la strada fino a dove vi serve o dove vi pare. Facciamola fino a qua, ad esempio. Crea delle nuove strade sul momento e non avrete mai più bisogno di scaricare strade da Paradox Mods, praticamente. E in più, le strade che effettivamente create ed utilizzate, potete settarlo dalle impostazioni, questa cosa, le strade che avete utilizzato nella partita vengono poi salvate e le trovate nel menu delle strade. Cioè, vedete, se io vado in autostrada, io trovo delle nuove cose che ho creato, oltre alla solita pagina di quello che c'era già. Che è fantastica come cosa, davvero. Poi, la terza mod di oggi è una mod che non ha un menu vero e proprio, quindi non posso mostrarvela più di tanto. E anzi, non ha nemmeno quella grande applicazione nella mappa che sto utilizzando perché, beh, non ci sono treni. Per cui andiamo a vedere un attimo in un'altra mappa. Eccoci qua, la terza mod di oggi si chiama All Aboard e ha una funzionalità molto molto utile. Quello che fa è andare a evitare il problema che a me è capitato molto spesso con Emilia, magari ve ne sarete accorti anche voi, di treni che stanno nella stazione all'infinito e non partono. Come lo fa ad evitare? Qual è il problema che lo causa? Secondo il creatore della mod, ciò che causa questo problema è che se un treno deve partire qua e c'è una persona laggiù che sta arrivando in auto e deve salire sul treno, il treno aspetterà quella persona finché non arriva in stazione, il che non ha senso. Con questa mod, dopo un tot di tempo, tutti i passeggeri che non sono arrivati si attaccano al tram. O prendono un altro treno o andranno per un'altra strada e il treno parte comunque. Questo evita appunto che i treni rimangano bloccati in stazione. Ora, farà anche altre cose, questa mod non è l'unica funzione, ma è veramente molto utile e un must have praticamente in ogni salvataggio. La quarta mod di oggi credo sia forse la mod migliore insieme a Road Builder. Si chiama Pathfinding Customizer e è una cosa assurda quanto sia utile. Quello che fa è molto semplice. Nelle impostazioni vi va ad aggiungere dei settaggi che potete andare a modificare. Settaggi che andranno a cambiare completamente come si comporta il traffico nella vostra città. Quante volte vi è capitato che si è creato un ingorgo perché delle auto stanno facendo una curva U in mezzo a una strada senza senso? Quante volte vi è capitato un ingorgo perché voi dite alle macchine: voi non potete girare a sinistra e alcune auto lo fanno comunque bloccando il traffico?
Quante volte vi è capitato che togliete delle strisce pedonali e i pedoni continuano ad attraversare la strada bloccando il traffico vicino alla vostra rotonda, magari? Ecco, questa mod vi dà il potere di ridurre, se non del tutto fermare, queste cose. Quindi, quello che fa, vi dà appunto degli slider che vi permettono di aumentare il costo di questa scelta. Diciamo che una persona deve andare da punto A a punto B. Se cammina in linea retta, il costo è 10. Se attraversa la strada senza strisce pedonali, il costo totale, dovesse fare la stessa lunghezza, sarebbe 15, perché la striscia pedonale gli costa 5 invece che 1. Però la strada è più corta facendo così, quindi magari il totale fa 9 e il tizio dice: bene, allora attraverserò sempre la strada senza strisce pedonali, perché anche se attraversare mi costa tanto, alla fine il mio costo totale del viaggio è minore che camminare in modo cauto. Ecco, questa mod vi permette letteralmente di cambiare il costo di queste azioni. Per cui una persona che va a compiere questa azione deve essergli davvero 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 molto utile. Facciamo ad esempio che io ho un'enorme strada U così, diciamo che uno potrebbe attraversarmi qua la strada se io vado ad aumentare il costo solo perché gli salva letteralmente tutto questo percorso, perché altrimenti non ne varrebbe la pena. Dovesse anche attraversare qua, non vale la pena, eccetera. Potete modificare tantissime di queste cose, quindi il costo di curvare in direzione in cui è proibito ai veicoli, il costo di fare le curve a U, il costo di fare azioni che sono letteralmente vietate e punto, il costo di scegliere un'auto invece che prendere mezzi pubblici e andare a piedi. Quindi modificando quello potete anche modificare il numero di auto nella vostra città, il costo di utilizzare un parcheggio, il costo di fare una curva invece di andare in linea retta, il costo del cambiare la corsia, eccetera. E stesse cose le abbiamo anche per i pedoni, quindi il costo di attraversare la strada senza strisce pedonali, il costo di attraversarla sulle strisce pedonali, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, non mettete valori troppo alti subito a caso, perché potrebbero crearvi problemi. Aumentate i valori pian piano. Io, nel mio caso, li ho aumentati di un 25-25 finché non sono stato soddisfatto. Vedete che il cambio di corsia l'ho lasciato a 125 perché per ora sono più che soddisfatto, e c'è anche scritto nei dettagli sulla destra, attenzione che alcune cose sono estreme. E un dettaglio, occhio sul unsafe crossing cost: se la vostra città non sta crescendo ed è una città piccola e avete aumentato questo costo, tenetelo sotto il 150 o lasciatelo a 100 per un po' finché la città è più grande, perché a volte bugga la crescita della città. Infine, l'ultima mod di oggi si chiama Realistic Parking Mod. La mod va a cambiare come funzionano i parcheggi, non tanto quanto costano robe del genere, ma come le persone decidono di andarci e quando un parcheggio segnala che è pieno o no. Diciamo che molti vogliono andare in questo parcheggio perché gli serve. Mettiamo così come piccolo esempio. Abbiamo magari 20 posti, 15 persone qua vicino vanno verso il parcheggio. Altre 15 persone da lontano vanno verso il parcheggio. Una volta che questo parcheggio è pieno, le persone che sono là lontane, loro continuano a venire verso di qua, perché non lo sanno che è pieno. Poi, all'improvviso, il gioco aggiorna quella cosa, gli dice: ehi, il parcheggio è pieno, le auto che erano arrivate fin qua adesso scoprono che il parcheggio più vicino è laggiù. E quindi fanno 1000 curve o qua in mezzo, vi bloccano tutto il traffico per poi andare a fare una coda a un altro parcheggio. Ecco, tutto questo comportamento presente nel gioco base viene modificato così. E invece che fare questa cosa, adesso, una volta che un tot di persone stanno andando verso un parcheggio, quel parcheggio risulta poi chiuso. Vi facciamo di nuovo l'esempio. Abbiamo 20 posti qua? Una volta che abbiamo, non so esattamente i numeri, però facciamo, una volta che abbiamo 20 auto che stanno venendo verso qua, il parcheggio non accetta altre auto in viaggio. Dirà: tutte le altre auto sono già piene, anche se il parcheggio è vuoto perché le auto stanno tutte ancora viaggiando. In questo modo non ci saranno troppe auto che vanno verso uno stesso parcheggio che non può avere posto per tutte, e le altre auto andranno in altre direzioni, eccetera. Inoltre va ad aggiungere dei parcheggi aumentati sotto gli uffici, sotto le palazzine, eccetera, dove non c'è senso, perché vedete questa palazzina, se non sbaglio, no, questa non ce l'ha, però alcune palazzine hanno dei parcheggi integrati. E beh, che dire,
molto spesso quei parcheggi hanno due posti o tre posti, il che non ha un gran senso. Ecco, questa mod va invece a modificare la cosa in modo che venga basata su quante persone ci sono e quanti uffici ci sono. Se mi fai una palazzina da 20 case, mi devi mettere almeno 20 parcheggi sotterranei, non due sotterranei, eccetera. Quindi questa mod va di nuovo a ridurre il traffico, rendere più realistici i parcheggi. Secondo me anche questo fantastico. E questo è tutto per le 5 mod di oggi.